Lei è Victoria, una ragazza italiana di 28 anni. Minigonne, tacchi, feste e concorsi di bellezza sono sempre stati il suo credo. Ma tra i banchi universitari nel 2006 incontra l'Islam e dopo qualche anno decide di abbracciare la fede islamica. Ma cosa spinge una ragazza europea a diventare musulmana? Lo abbiamo chiesto proprio a lei, a Pavia, dove abita insieme ad altri studenti. Nel 2012 ho deciso che avevo trovato una religione molto più razionale, votata alla scienza e votata al non aver nessun altro se non il rapporto tra te e Dio. Victoria, nonostante sia figlia di cattolici praticanti, ha sempre respinto il sistema di regole imposto dalla Chiesa e trova proprio nell'Islam i valori che da tempo cercava. Essendo stata sempre una femminista molto di sinistra, mi ha incuriosito proprio il ruolo centrale della donna nell'Islam. Il fatto che la donna goda di molti più diritti piuttosto che doveri rispetto all'uomo mi ha portato a non sentirmi più inferiore in quanto donna nella mia società. L'uomo ha l'obbligo di vestirti, di mantenerti, di darti anche il cibo pronto. Il diritto della donna è ad essere vista come essere pensante, non come mero oggetto sessuale. E per difendere la fede islamica dall'offensiva del materialismo occidentale, accusato di strumentalizzare e degradare la donna, semplice oggetto del desiderio sessuale maschile, Victoria sceglie di mettersi il velo. Il velo per me rappresenta l'essere musulmana. Mi dà l'opportunità di non mercificare il mio stesso corpo. Perché qualcuno dovrebbe pretendere, o anche solo culturalmente parlando, di vedere le mie gambe e il mio sedere? Io sono una che andava in bikini fino all'altro giorno. L'hai deciso tu che il tuo seno e il tuo sedere sono le parti private o l'hanno deciso per te? Io decido, io in quanto persona, essere umano, con diritti giuridici, io decido quali sono le mie parti private. Nessun altro.